Ciao, sono Raffaello Cimolai. Se sei qui per guardare questo video, probabilmente è perché anche tu, come me, sei discendente da Andrea da Cimolais. Con Guillermo Cimolai gestisco il gruppo Facebook Cimolai e il Mundo. E per chi non è iscritto, invito caldamente a registrarsi per avere la massima informazione sui Cimolai. Ho realizzato questo video per dare a tutti la possibilità di cercare l'albero genealogico dell'antenato Andrea, inizio del XVI secolo, fino a te. Dobbiamo ringraziare lo storico Nilo Pes, ora deceduto, che con la sua pazienza è andato a consultare gli archivi e controllare i registri parrocchiali di stato civile dei comuni e delle parrocchie di Fontana Fredda. E a tutte le altre fonti di informazioni che ha trovato, grazie al quale è riuscito a ricreare la nostra storia. Con i dati di Nilo, Jack Cimolai, il cui indirizzo email è qui sotto, ha creato il suo albero genealogico più completo, con più di 50.000 individui, compresi gli antenati di sua moglie. Proverò a mostrarti, passo dopo passo, come entrare nell'albero genealogico e fare le tue ricerche. Per fare questo, devi prima registrarti su GeneaNet gratuitamente. Ti auguro un buon lavoro. Prima devo iscrivermi. Quindi cerco geneanet.org. Iscrizione. Crea il tuo account gratuito, sesso maschile, Raffaello. Molai, indirizzo mail. Nome utente. Password. Creando il mio conto, crea il conto. La tua iscrizione è stata registrata. Riceverai una mail di conferma. Nell'attesa puoi cominciare il tuo albero genealogico gratuitamente. Quindi in pratica siamo dentro. Ora cerchiamo l'albero di Jack su GeneaNet. Quindi digitiamo GeneaNet Jack Cimolai. Chiudo qui e sono dentro. Attenzione, io sono solo un visitatore dell'albero di Jack. Quindi non ho accesso a tutto. Jack ha mascherato le persone che hanno meno di 100 anni per rispettare l'identità delle persone ancora vive. Quindi se vado qui e cerco il mio nome, Cimolai Raffaello, sto cercando, ma non sono stato trovato perché sono nascosto. Io ho meno di 100 anni. Quindi provo a cercare il nome di mio padre, Cimolai Odino. E l'ho trovato. Andiamo sull'albero. Ovviamente c'è mio padre e per lo stesso motivo i suoi discendenti sono mascherati. Ma attenzione, se faccio una ricerca devo scrivere il nome esatto. Se non riesco a trovare mio padre, cerco mio nonno, in questo caso Antonio. Se non scrivo proprio Antonio Attilio, ma scrivo solo Antonio, Cimolai Antonio, trovo molti Antonio, ma non, mio nonno non c'è. Se invece scrivo esattamente Cimolai Antonio, aperta parentesi, Attilio, chiusa parentesi. Lo trovo. Per evitare questo, se non ricordo o non conosco tutti i nomi, invece di andare qui, vado su altre ricerche. Sesso, sappiamo che è uomo. Cognome, Cimolai. Ma seleziono ricerca esatta, nome Antonio e non seleziono ricerca esatta. Cercando
sull'albero, ottengo anche i nomi composti. Poi posso scorrere e anche se non ricordo che si chiama Attilio, ho la data di morte, il nome del padre, il nome della madre. La cosa più interessante è che puoi tornare indietro per trovare tutti i genitori. Quindi abbiamo già visto Antonio Attilio e di seguito appariranno tutti i dati che Nila aveva trovato. Quindi Attilio, figlio di Carlo. Carlo aveva uno. Carlo aveva uno, due, tre, quattro, cinque fratelli, figlio di Giuseppe. Giuseppe, figlio di Marco, Marco, figlio di Matteo, Matteo, figlio di Sebastiano, Sebastiano, figlio di un altro Marco, Marco, figlio di Agnolo, Agnolo, figlio di Sebastiano, Sebastiano, figlio di Gio Maria, Gio Maria, figlio di Gian Domenico, Gian Domenico, figlio di Federico. E siamo arrivati all'antenato Andrea Cimolai. Spero di averti dato istruzioni abbastanza chiare per poter accedere a tutti i tuoi antenati discendenti da Andrea da Cimolais. Quindi, se trovi tuo padre o tuo nonno, non chiedere a Jack ulteriori informazioni. Puoi copiare i dati e creare il tuo albero. E poi completarlo tu stesso con i tuoi discendenti. Se invece non trovi tuo padre o tuo nonno e non conosci il nome del tuo bisnonno, invia un'email a Jack e chiedi se può aiutarti. Può anche contattarlo se hai domande su altre persone. Infine, se trovi errori o vedi che mancano persone e che tu hai le informazioni corrette, dillo a Jack in modo che possa correggerle. Oppure completare l'albero dei Cimolai. Ricordo ai tutti di iscriversi a Cimolai e El Mundo per rimanere aggiornati. Grazie e ciao a tutti i Cimolai nel mondo.